Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi faremo una video recensione. Perché, allora, a parte che le recensioni non le fa più nessuno. Sì, c'è recensione o recensione. Comunque, non le fa più nessuno, fa molto old style, fa molto Nicole del 2012, tipo questa tipologia di video, che cosa ne dite voi? Però secondo me è comunque una tipologia di video molto utile per conoscere un prodotto a fondo, per farvi vedere sia come lo uso che per farvi capire perché mi piace così tanto questo prodotto. Inizio col dirvi che questo è un video sponsorizzato, quindi mi piace essere sempre chiara, e se non lo dico a voce metto sempre l'hashtag ad advertisement, cioè lo inserisco sempre, anche quando è solo una piccola menzione ad un prodotto che comunque è sponsorizzato, io lo metto. Quindi ragazzi, a volte mi viene scritto nei commenti, si vede che, certo che si vede che è sponsorizzato, lo dico, anche lo scrivo nel box di informazioni, insomma, ci mancherebbe altro che non lo dicessi. Comunque, questo video è sponsorizzato da Foreo, e Foreo è un brand con cui io lavoro dal tipo da quando ero ancora in Olanda, da fine 2014, quindi sono tanti anni ormai che lavoro con loro, e hanno dei dispositivi per la skincare, vabbè. Sicuramente conoscerete Foreo se seguite i miei video, perché molto spesso uso i prodotti del brand, specialmente vi ho fatto vedere molto spesso l'Una 2, che è quello che utilizzo per andare a detergere il viso, cioè assieme al detergente viso lo utilizzo sia la mattina sotto la doccia, faccio sempre la doccia la mattina, lo so, è strano, in tantissimi mi dite che è strano, ma io faccio la doccia la mattina e lo uso sotto la doccia, perché va a detergere la pelle più in profondità rispetto a quello che potrei fare se usassi soltanto le mani, i polpastrelli, e poi lo uso anche la sera prima di andare a dormire. A volte sono troppo pigra e lo uso solo la mattina, ma la mattina sempre. Ed ora è uscito un nuovo dispositivo che è il Luna Fofo, che è questo qui, che assomiglia un po' al Luna Play, quello piccolino portatile che io mi porto in giro, eccetera, perché questo è un po' troppo grande, quindi ho la versione mini che sarebbe simile a questo ma non è uguale, e adesso vi spiegherò le varie specifiche, vi spiegherò perché questo è un prodotto super super innovativo, che tra l'altro non si è mai visto in giro, è una cosa appunto che secondo me è molto molto utile e che è un'innovazione al 100%. Questa è la box con cui mi è arrivato in anteprima, proprio per potervene parlare assieme ai vari prodotti del brand che escono mano a mano, io li testo sempre in anteprima per voi. Vi avevo parlato di UFO, vi ho parlato appunto dell'Una 2, vi ho parlato un po' di tantissimi prodotti di questo brand, e adesso è la volta di Luna Fofo. Allora, Luna Fofo, e anche questo ha più o meno la stessa funzione dell'Una 2, vado ad utilizzarlo con il detergente per pulire la pelle in profondità. Come sapete, questi dispositivi Foreo non vibrano ma pulsano, quindi va a pulire la pelle e i pori in profondità ma senza aggredirla. Purtroppo io ho una tipologia di pelle che è molto, io lo chiamo sempre sfigata, lo sapete, ma è vero, qualsiasi cosa non solo mi fa irritazione, mi lascia la pelle rossa, fucsia, tipo aragosta, ma mi lascia anche dei micro segni, delle micro cicatrici, quindi devo stare molto molto attenta. E quello che ho riscontrato io con i dispositivi che hanno spazzole in nylon è che se non sto estremamente attenta mi fanno queste micro cicatrici, perché sono molto più abrasivi rispetto a un dispositivo come può essere appunto questo o quest'altro, il Luna 2, Luna Fofo in silicone. Tra l'altro il silicone è anche loro sono fatti con silicone antibatterico, quindi non bisogna andare a sostituire le setole. Una volta che hai questo prodotto, questo ti rimane, puoi sostituire naturalmente la batteria, che è comunque già inclusa, ma una volta finita puoi sostituire la batteria, ma il prodotto non avrà mai bisogno di sostituzione delle setole, eccetera eccetera eccetera, basta pulirlo con un detergente per il viso o per il corpo. Io ogni volta dopo averlo utilizzato lo lavo appunto con un detergente a parte, ed è già pronto pulito per la prossima applicazione. Allora, questo prodotto è molto semplice da utilizzare e si va ad utilizzare assieme all'app Foreo, quindi vi faccio vedere come faccio. Vado semplicemente a sincronizzare il prodotto, quindi premo il tasto che sta sul retro per qualche secondo, lo tengo premuto fino a quando il prodotto, e devo accendere il Bluetooth sul cellulare, fino a quando il prodotto si è sincronizzato con la mia app, con il mio cellulare, e dopodiché vado a, vedete l'app che mi chiede di andare ad appoggiare i due. Ci sono due sensori qua dietro che sono tra l'altro fatti in oro e si vanno, quindi anallergici e indistruttibili, e vado ad appoggiare il dispositivo prima sulla guancia destra, poi sulla guancia sinistra, poi naso, mento, naso, fronte, eccetera, in modo che
Luna Fofo vada ad analizzare la mia pelle, quindi va a vedere se è ben idratata, quanto è pulita e quindi anche la tipologia di pelle che ho. È per questo che questo dispositivo è una novità assoluta, perché non esiste al mondo un altro dispositivo che sia in grado di andare ad analizzare la tua pelle per poi indicarti la skincare adatta a te. È per questo che mi è piaciuto molto. Allora, una volta che ovviamente lui mi consiglia la skincare, posso andare semplicemente ad accenderlo e vado a pulire la pelle, ma la frequenza delle pulsazioni, la velocità, il numero dei secondi che tu devi appoggiarlo al viso è tutto fatto in base alla tua pelle, alla tua tipologia di pelle, quindi è un prodotto che funziona in modo diverso con ognuno a seconda della pelle che abbiamo, a seconda delle nostre esigenze, quindi può ovviamente cambiare nel tempo a seconda della nostra pelle, se cambia anch'essa nel tempo oppure no. Io vado ad utilizzare la parte sotto, vedete, la parte sotto ha le setole un pochino più piccoline, più morbide, mentre la parte sopra è un pochino più rigida e ha le setole un pochino più spesse. Le setole spesse sono fatte per le zone un pochino meno delicate, quindi io le uso sulla zona T, quindi fronte, naso e mento, mentre le setole, quelle più delicate e più sottili e più morbide, vado ad utilizzarle sulle guance, che sono estremamente estremamente sensibili. E poi utilizzarlo è molto semplice, si utilizza come anche il Luna 2 che mi avete visto usare molto spesso. Vado a stendere il detergente, si può mettere sia il detergente direttamente qua sopra, ma a me piace stenderlo prima sul viso, e poi vado, inumidisco prima la pelle, poi stendo il detergente sul viso e poi vado appunto a passare Luna Fofo così come vi ho spiegato. Una volta che ho finito vado semplicemente a sciacquare la pelle e poi applico la mia crema idratante, insomma solita skin care routine normale, si può utilizzare con un qualsiasi detergente, quindi non avete altra spesa al di fuori poi di questo. E mi piace molto Luna Fofo perché è più piccolino rispetto al Luna 2 che utilizzavo prima, che comunque continuerò ad utilizzare perché, cioè, questi dispositivi non muoiono mai, cioè la batteria tipo di questo per dire è ricaricabile e mi sta durando tipo da 2 anni e non l'ho mai ricaricato, non sto scherzando, è una cosa incredibile, ma tutti quelli che hanno i dispositivi fuori lo sanno, non so come facciano. Comunque sì, volevo dirvi che sono indistruttibili, sono di super super buona qualità, oltre a essere appunto super innovativi, perché dispositivi simili non ce ne sono, unici nel loro genere. Ma mi piace molto il fatto che sia un po' più piccolino e quindi riesco a portarmelo dietro quando viaggio molto più comodamente rispetto al Luna 2. La batteria, dicevo, è inclusa e leggevo qui sulla scatola che promette almeno 400 utilizzi, che è tantissimissimissimo. Io non sono brava in matematica, non so fare il calcolo, ma se lo uso 2 volte al giorno, no, non so fare il calcolo, però penso che duri tanto. Se siete bravi in matematica scrivetemelo qua sotto. Quiz per voi, piccolo problema di matematica: se utilizzo Luna Fofo 2 volte al giorno, mattina e sera, e ho almeno 400 utilizzi a mia disposizione con questa batteria, quanti giorni posso utilizzarlo? Luna Fofo ti dice com'è la tua pelle a seconda appunto del livello di idratazione che vi dicevo prima, eccetera eccetera, e non solo, ma poi nel tempo quando andate ad utilizzarla ti fa vedere anche i progressi, quindi è sempre importante, non è necessario assolutamente, ma se avete la possibilità io consiglio di andare ad utilizzarlo appunto sempre con l'app per vedere i vari progressi, e poi vengono sempre salvati sull'app, ovvero sul vostro dispositivo, quindi questa secondo me è una figata. Quindi penso proprio di avervi raccontato tutto per quanto riguarda il nuovo Luna Fofo, è tra l'altro disponibile anche in un sacco di altre colorazioni, ma io ovviamente ho voluto quella rosa, non poteva essere altrimenti. Fatemi sapere se avete mai utilizzato prodotti Foreo, come il Luna Play, come il Luna 2, di cui io sono tanto innamorata, e voglio sapere se vi ci siete trovati bene, perché per quanto mi riguarda ho provato, vabbè, un po' tutti i dispositivi per la pulizia del viso che sono in giro, in commercio, lo sapete, e però quello che io uso alla fine nella mia routine quotidiana, sotto la doccia, quando non filmo, cioè quando uso i prodotti che voglio usare, è sempre 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 lui, e sono sempre prodotti Foreo. Appunto, fino adesso era il Luna 2 e adesso invece sto iniziando ad utilizzare il Luna Fofo, quindi super innovativo secondo me, meritava un video a sé. Spero vi sia piaciuto questo review old style Nicole 2012. Come al solito fatemi sapere tutto nei commenti, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa. Vi metterò magari il link al sito Foreo così potete vedere prezzo e varie specifiche sul
sito Foreo. E niente, mia family, un bacio grandissimo, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!